Eccomi arrivata, pensò Melinda senza allegria. Giunta ai piedi della grande roccia, riconobbe l'insegna azzurra di cui le avevano parlato gli elfi della valle. Eccomi arrivata. Melinda si fece coraggio, scese da Parnassia e si inoltrò furtivamente nello strano giardino incantato di cui tanto si discuteva al villaggio nelle notti di luna piena. Non credeva ai suoi occhi. Dagli alberi pendevano frutti di pietra e tra le foglie giochi di luce nascondevano e rivelavano misteriose figure. La curiosità la prese all'improvviso, al punto che, persa ogni prudenza, salì di nuovo in groppa la sua fedele scopa ed iniziò a sorvolare quella strana landa, quel mondo in cui la vegetazione seguiva nel suo sviluppo un disegno segreto. Gli alberi si piegavano annodando i rami come braccia protese in una danza, quasi che non fossero sempre stati alberi. Le pietre, incastonate nel legno, sembravano tante piccole teste di guardiani silenziosi. Melinda sentiva una grande armonia in tutto questo, ma intorno non scorgeva anima viva. Chi abitava quel regno incantato? Chi l'aveva creato? E perché? Il giardino che circonda la casa di Renato Tagli sembra uscire da un libro di fiabe. Renato è un grafico. Così come nella sua professione è abituato ad esplorare e manipolare lo spazio bidimensionale delle immagini, a piegare linee e superfici alle necessità del messaggio visivo, un giorno di 15 anni fa decise, un po' per caso, un po' per divertimento, di mettere le mani nel mondo tridimensionale del suo giardino. In questo spazio naturale, in cui linee e volumi sono tangibili e privi della rigida precisione della carta millimetrata, Renato iniziò a realizzare dei veri e propri disegni viventi, delle figure fantastiche al limite tra opera d'arte, divertissement e giardinaggio. La sua fantasia divertita cerca di intervenire sulle forze e le intenzioni della crescita vegetale. Come in una sorta di sfida costante, egli imbriglia le energie naturali per costringerle in capriole ed esercizi di equilibrio che sorgono da intuizioni, immagini, sentimenti di un momento. E il giardino si trasforma da biotopo in un fantatopo, un luogo in cui avvengono connubi impossibili tra forme e materie, tra idee e realtà. Una delle caratteristiche più evidenti di questo giardino è il disincantato desiderio di promuovere e far sviluppare situazioni paradossali. Ad ogni passo, gli abbracci provocatori di pietre e fronde propongono una serie di accostamenti improbabili, ma non del tutto innaturali, di elementi della vegetazione con i materiali più disparati. Spesso dei sassi forati e scolpiti fanno da contrappeso ai rami, contrastandone lo sviluppo. E i rami si adattano, descrivono curve, finiscono per costruire dei veri nodi viventi, dove gli elementi diversi si saldano tra loro, facendo di necessità virtù.
Nel giardino delle eccezioni è come se Tagli si fosse trasformato in un domatore di vegetali. Proprio come un domatore, ha modificato il comportamento istintivo delle piante fino a renderle capaci di piegarsi con docilità al desiderio di sorpresa e di divertimento così tipico dell'uomo. La cifra simbolica che è facile rintracciare un po' ovunque e che sembra guidare Renato nella sua giocosa parodia delle forze della natura è la spirale. La magica curva che ritorna sempre su se stessa ricorda qui il ciclo delle stagioni, il loro avvolgersi, sempre uguale e sempre diverso. E quando veniva l'inverno, gli gnomi cacciatori tornavano al villaggio portando dalla grande roccia sempre nuovi racconti. Il giardino si presentava ai loro occhi come un libro riscritto, come se un incantesimo lo avesse di nuovo trasformato. E Melinda capì che cosa fossero quelle arpe di ghiaccio, le girandole e le trappole di cristallo di cui i cacciatori parlavano con timore e meraviglia. Ascoltando quei racconti, tutti restavano a bocca aperta per ore e, guardandosi pieni di stupore, cercavano di immaginare lo splendore di quelle forme. Ora Melinda capiva. Era certamente l'acqua, vittima di un sortileggio di quel mago bizzarro che nell'aria ghiacciata si modellava sui rami creando quelle sculture impossibili di grande bellezza. Il bosco fatato fioriva dunque anche d'inverno, senza bisogno di foglie o di petali. Poi il tempo continuava il suo corso e il ritorno della primavera condannava il giardino dei ghiacci a sparire, lasciando posto ad un nuovo scenario. La ricerca dell'equilibrio precario, l'acrobazia naturale dell'oscillazione, è un'altra caratteristica del gioco creativo di Renato Tagli. Lo ritroviamo in alcune ironiche sculture giocattolo di cui ha disseminato la sua casa. Anche qui, come nel giardino, il divertimento sconfina nell'arte. Come non restare affascinati da queste forme, dai colori mutevoli, da queste figure che cercano nell'aria e nel movimento
di parlare alla fantasia. Il mago delle spirali tace e divertito osserva il nostro stupore. Un universo fantastico ruota sopra le nostre teste, tra luce e colori. La complessità delle forme e l'armonia dei movimenti ci incanta. Un alfabeto di segni, un volo di geroglifici naturali suggerisce una danza. Ecco aprirsi uno spazio che lascia affiorare ricordi dal nostro mondo d'infanzia. «È ora che me ne vada», pensò Melinda senza allegria. Il crepuscolo si diffondeva rapidamente e l'ombra, con i suoi soliti abitanti, prendeva posto sotto i rami. Eppure Melinda esitava. Rimase nascosta ancora un momento, affascinata dall'ultima spirale di fuoco. Si chiese di nuovo quale mistero nascondesse il giardino, quando, ad un tratto, vide alcuni folletti fuggire nell'erba ridendo. E capì. Il mago stava cercando di catturarli con quelle sue trappole magiche, ma invano, perché i piccoli giocherelloni gli svanivano tra le dita, lanciando gli sberleffi impertinenti. Nessuno può catturare il piccolo popolo. Melinda aveva risolto l'enigma. Avrebbe voluto restare ancora un po' a godersi la scena, ma Parnassia ebbe un fremito impaziente. Si mosse di scatto e la trascinò via. Una risata invisibile volò sopra la testa del mago attraverso la notte.